Siamo arrivati al Al secondo secondo premio premio, il di premio Podcast 110 e lode. Lo vedi come lo dico bene? 110 e lode, 2023, esatto. E viene assegnato a Green Screen Festival che va a Sostenibili e come crearli. Ci sono i Green ragazzi. Green Screen. Screen, sì. Green screen, esattamente. Eccole. Festival sostenibili e come crearli. Crearli. Eccoli qua. Buonasera. Al Buonasera. telefono, ragazze, in rappresentanza di leve giovanissime, Pippo, guarda tanto. Sì, Questo assolutamente. Ci fanno sentire è un un po' in là. podcast preziosissimo. Sì. Allora, È un anche a voi. podcast preziosissimo. Allora, Falle vedere i premi, falle vedere il premio, perché facciamo poi se vedere il premio? uno non ci crede finché non Assolutamente sì, tocca. siamo molto Siamo. curiose. È pesantissimo Oh, wow, anche questo, bravo. non è che è cambiato. E questo è il Assolutamente. premio Che 110 bello! euro. Bellissimo. Grazie, 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 grazie a tutti. Grazie, meraviglioso. Immateriale grazie a tutti, è meraviglioso, sostenibile. sì. Allora, complimenti davvero anche per questa Grazie, quest'idea. grazie a voi. E non è solo un'idea così, è un'idea che è anche utile, no? Intanto le presentiamo un attimo. Abbiamo qui con noi Sì. Martina Polo, Miriam Palma e Giulia Rocca, in rappresentanza anche di Radio Sapienza e di Assolutamente. AFIC. Afice, AFIC. Afice, sì. AFIC. Diciamo che AFIC, questo è stato un esattamente. progetto condiviso, sì. Come viene nata l'idea? Poi parliamo un po' noi, tra di noi che organizziamo i festival, insomma. Ma come è nata l'idea di questo Allora, podcast? l'idea è nata totalmente per caso in realtà, perché io e Miriam siamo studentesse della Sapienza. E ormai da 2 anni collaboriamo con Radio Sapienza. Abbiamo condotto insieme un programma e arriva il momento per tutti di scegliere un tirocinio extracurriculare. E quindi io ho scelto di fare il tirocinio in AFIC, che è l'Associazione Festival Italiana di Cinema. E da lì, tra una chiacchiera e l'altra, è nata l'idea di questo podcast che si propone di essere, diciamo, una raccolta, una sorta di buone pratiche che si potrebbero adottare nel momento in cui un festival, un privato, organizza i suoi eventi. Quindi andando ad abbattere quelle che sono le difficoltà dedicate appunto alla sostenibilità per far sì che i festival siano sempre più sostenibili e sempre più green e soprattutto che attirino sempre più persone a partecipare. E quindi abbiamo unito le forze, Radio Sapienza e Certamente. AFIC, e siamo entrati, diciamo, in una fusione bellissima, perché poi è nato un bellissimo progetto che ci vede tutti i protagonisti. Miriam è stata la seconda voce di questo podcast e Giulia Rocca si è occupata della scrittura insieme a Francesco Bonerba, che è stato salutiamo. insomma il mio tutor, che salutiamo e che è Salutiamo, stato. che ora sta lavorando a un altro festival, quindi non può Esatto. essere qui perché. Di festival Esatto, in esatto. festival, che non è proprio un mestiere Sì. facile, anzi, credo sia uno dei più complessi, anche perché tenere in piedi dei festival di questi tempi è veramente un'impresa. E oltretutto festival che cerchiamo di tenere, insomma, nei range del green, a cui cerchiamo di dare anche questo spessore nella comunicazione verso le tematiche della sostenibilità e della tutela dell'ambiente. Posso dirvi che anche noi, come Festival Internazionale del Doppiaggio Voci nell'Ombra, aderiamo ai protocolli richiesti dal Ministero perché abbiamo il sostegno del Ministero e tra i vari protocolli che attiviamo. Diciamo che noi siamo sempre stati un po' impostati in questo senso per una questione soprattutto di risparmi e di budget, però insomma, Certo. abbiamo fatto comunque delle riflessioni, abbiamo adottato naturalmente
best practice in più quest'anno. E quindi abbiamo per esempio scelto di collocare le location dei festival vicino, in prossimità delle stazioni ferroviarie. Stiamo presentando ovunque le location e i mezzi per raggiungere tramite i mezzi pubblici. Naturalmente prevediamo tutta una serie di accorgimenti per quello che riguarda la raccolta dei rifiuti, insomma, le emissioni di CO2. Abbiamo stampato meno materiale e soprattutto promuoviamo il festival Ottimo. principalmente digitalmente, Certo. e ne daremo un Ottimo. esempio lampante per farvi avere il nostro premio, perché ci siamo già messi d'accordo, verrete a ritirarlo direttamente al Palazzo Ducale il 3 di dicembre per la nostra dopo, Sì, insomma, dopo assolutamente. Sì, la sicuramente. onore, quindi anche il trasferimento del premio è super green, no? Pippo, Esatto. i festival si devono fare portavoce anche di questo tipo di cultura, e Sì. noi sabato, proprio per dare un messaggio che ci permetta di fare questo lancio del messaggio, regaleremo come festival alla città di Savona un albero che è una mimosa, che è anche una narrativa sua, la mimosa ritrovata, perché è un albero che era stato abbattuto da un forte temporale e che mancava nei giardini dell'Isola della Gioventù qui a Savona, davanti al mare, e che noi, insomma, restituiremo alla città. Questo proprio come emblema di questo messaggio. E poi consegniamo, vero Pippo, durante la serata d'onore anche il premio internazionale Cinema e Sostenibilità, che quest'anno andrà al film Il ragazzo e la tigre di Brando Quilici, e anche il premio Anello Verde. Quindi queste sono un po' le nostre. Avete altri suggerimenti per il nostro festival in un minuto? Ascoltate il podcast, credo che il podcast parli da solo. Anzi, Bravo. no, parliamo in due. No, questo è vero, perché Quindi sì. comunque nel podcast posso aggiungere, per chi magari adesso è curioso, ci sono proprio, c'è tutta una serie di regole, no? Di un vademecum per organizzare e trattare questi festival, anche perché il cinema, e io lo vedo spesso quando siamo in giro a presentare i film o siamo ospiti, insomma, è fatto veramente di una miriade di componenti di cui magari molti non ne tengono conto. Quindi è importante lavorare sulla sostenibilità. Assolutamente sì, è una sorta di guida, appunto, il nostro podcast, sono 5 puntate, per cui in ogni puntata verrà presentato un esperto che appunto ci Esatto. parlerà e individuerà la strada giusta da seguire, appunto, quali sono le linee guida giuste da seguire, per essere sempre più sostenibili. E io volevo fare soltanto un ringraziamento, rubarvi solo qualche secondo, perché siamo, collegati dagli studi di Radio Sapienza, come potete vedere qui in alto, per cui volevamo ringraziare appunto Radio Sapienza che ci ha permesso di registrare tramite appunto i loro studi e le attrezzature tecniche di cui che possiede questo podcast, che appunto nasce da qui. E in modo particolare la responsabile, la professoressa Gabriela, e lo station manager Andrea Pranovi. Grazie. Brave. E invece io, Siamo. scusate l'interruzione, da parte di AFIS volevo ringraziare ovviamente il presidente Giorgio Cosetti e Laura Zumiani, che è colei che 2 anni fa ha lanciato il progetto di AFIC, che è Guida Festival Green, da cui poi diciamo questa è nato, quindi è frutto di una ricerca che AFIC ha condotto. Poi ovviamente voglio ringraziare le nostre due voci che hanno dato non solo appunto la loro voce ma anche il loro entusiasmo, è stato davvero bello lavorare con loro, e Francesco Bonerba che ha coordinato il progetto e ci ha unite in questo bel viaggio. In questo viaggio, sì. Grazie mille, Pippo. Siamo molto orgogliosi, no, di 2 premi così destinati a così giovani podcaster. Sì, ma soprattutto con dei bei messaggi, perché spesso dietro qualcosa che sembra scontato ci sono dei messaggi semplici e pratici che hanno un riscontro nella vita reale. Quindi questo, bravi, 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 va apprezzato il lavoro che uno fa, capito? E che poi fa Bravissimi. uscire. Grazie, Grazie, grazie grazie, veramente. grazie, grazie ancora, Grazie grazie. veramente. Grazie a Bene, voi. Grazie a voi. siamo Buona serata. praticamente, grazie, Ciao. grazie a voi.